Nicola Cappiello ha 23 anni, è uno studente universitario che risiede a Melfi, nella frazione di Foggiano, ed ha partecipato ad Avanti un altro, la nota trasmissione televisiva delle reti Mediaset. Nicola prova ad ispirare sui social le nuove tendenze della moda. Conosciamolo. Praticamente è una figura che al giorno d'oggi va tantissimo sui social. Praticamente questo influencer è influenza, nel senso va a far capire, a captare le nuove tendenze della moda maschile. Cioè praticamente aziende mandano a me, io sponsorizzo le aziende attraverso foto, shooting, videomaker e quant'altro. L'idea che ti è venuta come e quando? No, praticamente è una passione che ho avuto da tanti anni della moda, quindi l'ho voluta far diventare un vero e proprio lavoro. Infatti partecipo a diverse manifestazioni importantissime da diversi anni, come il PT a Firenze, dove sono molto conosciuto, e anche Settimana della Moda a Milano, quindi sono entrato in questo ambito della moda, ecco. E adesso l'esperienza vissuta negli studi Mediaset. È stata innanzitutto un'esperienza bellissima entrare in questo mondo canale, in TV è qualcosa di eccezionale. Di Mediaset. Bellissimi, tantissima gente, vedere anche le persone che tu segui da casa, vederle dal vivo ti fa un certo effetto, quindi niente, questo. No, no, non è andata benissimo, nel senso che per una domanda alla fine non sei passato. No. Che cosa è successo? No, un po' l'emozione, quella fa brutti scherzi, però poi sono stato anche sfortunato perché sinceramente sugli indiani non sapevo, non ho letto Tex Willer, come dicono tutti, insomma. Peccato, ma davvero una bella esperienza. E adesso del tuo futuro, come vedi il tuo futuro? Guarda, sto lavorando tantissimo. Innanzitutto vorrei laurearmi, che è la cosa più importante, perché da questo vorrei aprire una mia azienda, un mio brand, una mia startup, sempre nel campo dell'abbigliamento, un'azienda fatta da giovani per i giovani. E nulla, però allo stesso tempo porto avanti questo lavoro che mi sta dando molti frutti. Vedo anche, ho più di 20.000 persone che mi seguono sui social, aprirò altre piattaforme perché vedo che sono molto seguito e la gente piace il mio stile.